Italia, Inter-Juventus, Juve che resiste anche in 10 uomini per l'espulsione di Sissoko per 75 minuti, poi decide una prodezza del brasiliano Maicon. Naturalmente c'era grande attesa per questo match anche in vista della sfida di Champions League tra Inter e Barcellona, finisce 2-0, successivamente chiudere i conti, i giochi al 92esimo. Samuel Eto'o, il servizio è di Francesco Letizia, vediamo. Zero firmato Maicon Eto'o. L'Inter dà un calcio alla crisi e torna capolista, almeno per due notti, battendo una Juventus inerme di fronte alla prepotente forza nero-azzurra. Mourinho sceglie il 4-2-3-1 con Thiago Motta al posto di Stankovic e Pandev preferito a Balotelli. Per Zaccheroni e Rombo con Diego alle spalle della coppia d'attacco Del Piero e Iaquinta. Pronti via di subito Juventus, i bianconeri sembrano più pungenti, spinti da un Alessandro Del Piero ispirato, ma Julio Cesar fa capire già al secondo minuto di essere tornato sui suoi livelli. Gli fa eco il dirimpettaio Buffon al quarto d'ora sulla conclusione di Thiago Motta. Al 19esimo giallo per il brasiliano per Momo Sissoko sugli sviluppi di storie tese nate da un fallo di Felipe Melo su Pandev. Un momento importante per l'economia della partita perché l'Inter spezza l'inerzia e si propone con personalità. Al 25esimo Eto'o scappa Sissoko in contropiede ma si fa recuperare dal maliano proprio al momento della conclusione. È praticamente l'ultimo intervento pulito del centrocampista africano che al 36esimo rimedia il secondo giallo con un'ingenuità clamorosa. L'intervento in scivolata su Zanetti è tanto violento quanto inutile. Per D'Amato non ci sono dubbi. Juventus in 10 e così a 5 minuti dall'intervallo. Zaccheroni inserisce Poulsen per frenare la mareggiata interista. Ci si aspetterebbe l'esclusione di Diego. A lasciare il campo invece a sorpresa è Capitan Del Piero, migliore dei suoi nella prima frazione di gioco. All'intervallo Mourinho sostituisce un pur positivo Thiago Motta per Dejan Stankovic, l'escluso della vigilia. Si riprende da dove si era lasciato con l'Inter più grintosa di una Juve che soffre l'inferiorità numerica. Eppure al minuto 35 è clamoroso l'errore di Samuel Eto'o che lanciato in campo aperto viene favorito dal rimpallo ma al momento della conclusione spara alto ignorando totalmente un facile passaggio per Milito sull'uscita alla disperata di Buffon. Mourinho prova a dare freschezza alla manovra d'attacco ed inserisce Super Mario Balotelli per Pandev e Milito però avere l'occasione giusta sul cross di Maicon ma l'argentino incrocia male, palla fuori di un soffio. Nell'assedio nerazzurro il missile di Dejan Stankovic dalla distanza è il colpo più pericoloso. Buffon risponde con un grandissimo intervento. Al 68esimo non c'è bisogno neanche di Super Gigi perché Milito si divora il gol più facile di tutti. Sulla sponda di Balotelli il principe sbaglia l'incornata a Buffon battuto. La maledizione nerazzurra si interrompe ad un quarto d'ora dalla fine nel modo più strano possibile. Il palleggio di Maicon con conclusione fenomenale sembra la punizione più spietata per una Juventus che eccellentemente aveva tenuto per ben 75 minuti. L'Inter rischia di dilagare con Balotelli, ma la perfetta parabola del calcio di punizione del numero 45 nero-azzurro si infrange sulla traversa. L'ultimo, anzi l'unico sussulto di una Juventus disperata è la palombella telefonata di Diego a 3 minuti dalla fine, che non fa nemmeno il solletico a Julio Cesar. A suggellare il trionfo interista è il gol di Samuel Eto'o, in arrivo in pieno recupero. La conclusione sbilenca del subentrato Muntari si trasforma in assist per il camerunese, che si fa perdonare i tanti errori della serata. L'Inter si riprende così la vetta della classifica con personalità e manda segnali importanti a Roma e Barcellona. Per la Juve in proiezione quarto posto invece è sempre più notte fonda.